Ciao ragazzi, l'anno scorso vi ho fatto vedere come fare una cinta per il nuoto alla buona con le cose che avete in casa. Oggi vi faccio vedere invece come funziona quella che si compra. Questa l'ho presa su Amazon, costa una ventina di euro, quindi se ce l'avete ve la potete anche comprare. Ha il velcro, così è regolabile per tutte le taglie, e la corda è elastica. È fornita anche di polsini, che ora però non vi faccio vedere. Allora, mettiamo la nostra fascia intorno alla vita, che quando arriva l'estate cerchiamo di perdere due etti, ma non ci riusciamo comunque. Chiudiamo, non la mettete troppo stretta, se no vi fa male. Regolatela bene dietro la schiena, in modo che non vi va a tendere troppo, non vi fa troppo il rinculo. E possiamo andare a nuotare. Mettiamo l'occhialino. L'altra estremità della corda l'attacchiamo al tubo della piscina, vedete? Si fissa e possiamo andare a nuotare. Ecco qua, vi potete allenare, mantenervi in forma e fare una nuotatina nella vostra piccola piscina di casa. Poi allentiamo un pochino la nostra cintura per poterla girare sul dorso se l'avete messa troppo stretta, la regoliamo e possiamo fare anche il dorso. La comodità di questa fascia fatta apposta per nuotare rispetto a quella raffazzonata che abbiamo visto l'anno scorso è che questa è elastica e quindi vi permette meglio di nuotare. Al massimo vi ritira indietro e quindi cercate di non forzare troppo in modo che non avete troppi strattoni alla schiena. Quella fatta in casa, non essendo elastica, tende a dare troppi strattoni e vi può venire un mal di schiena se andate a forzare troppo o lo usate in maniera scorretta. Fatemi sapere se vi trovate meglio con questa o con quell'altra. Anche quest'anno vi ho dato qualche idea da sfruttare nella vostra piscinetta di casa se ce l'avete. Se non ce l'avete state facendo un pensierino, buon per voi. Ricordatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Io vado a nuotare, ciao ciao!